signori, buonasera, buonasera a tutti, benvenuti, benvenuti qui su Cinese TV. Tra pochissimo iniziamo, prima però aspettiamo un altro po' di persone che arriveranno fra pochissimo. Tanto buonasera già chi c'è. Ascoltando intanto un pezzo dal nome sconosciuto, ma che mi piace, però è finito tra l'altro. Saluto a Tiziano Siga, buonasera Tiziano, benvenuto. Pochi minuti iniziamo. Sara per il follow, grazie mille, benvenuta qui tra i cinesini, Sara. Salve a te cara, benvenuta. Dicevo, mettetevi comodi, fra pochissimo si inizia. Benvenuto.
Adesso? Adesso è on? Buonasera, buonasera a tutti. Allora, benvenuti qui su Cinese TV. Torna ancora. Il microfono c'è questa volta, quindi possiamo dirlo tranquillamente. Buonasera, buonasera, buonasera. Allora, vi ripeto subito le regole per questa serata. Intanto ringrazio tutti coloro che sono presenti per essere appunto qui stasera a giocare insieme a un cinese. A chi vuole essere milionario, avete ripetuto un po' buonasera Gigio, buonasera, buonasera, grazie mille per essere qui Gigio. Nonostante un piccolo malore al dente, lui è qui signori, quindi un inchino a te Gigio, buonasera, benvenuto. Allora, come vi dicevo, siamo pronti, mi raccomando, per poter partecipare, come avete visto dalla locandina, bisogna assolutamente inserire la webcam, altrimenti non si può giocare ragazzi, quindi mi raccomando, non siate timidi. Se volete provare a vincere il buono da 20 euro di Amazon, ovviamente per poterlo vincere dovete arrivare al milione, quindi nel caso in cui questa serata, che si concluderà intorno a mezzanotte, non ci sarà un vincitore, ci riproveremo sabato prossimo, perché ogni sabato sera qui su Cinese TV ci sarà Chi vuole essere milionario, quindi mi raccomando, non perdetevi l'occasione di vincere dei premi gratis alla fine. Quindi ci siamo. Chi vuole cominciare, signori? Chi vuole iniziare per primo? Chi se la sente di voler partecipare, iniziare, signori? Tiziano, Fede, Gigio, chi è che vuole partecipare, signori? Siamo pochi, ma come si dice, pochi ma buoni. Ditemi un po', chi vuole partecipare, chi vuole iniziare, chi vuole sciogliere il ghiaccio? Chi c'è pronto? Signori? Allora, intanto però che andiamo con appunto con il scegliete intanto chi vuole partecipare, ok? Chi vuole partecipare, mi raccomando, pronto, attivo. Intanto però dimenticavo quasi che bisogna lanciare, ragazzi, la sigla. Dove andiamo se no? Sigla. Ehi tu, se vuoi acquistare dei giochi scontatissimi, Ocinese ti consiglia Instant Gaming. Puoi trovare il link qui sotto in descrizione, mi raccomando, non esitare. Attiva la web, Tiziano, ma cosa mi dici, Tiziano? Intanto siamo già sulla schermata, pronti a partire. Tiziano, ma che mi dici? Come si attiva la webcam, Tiziano? Veramente mi viene a chiedere queste cose, eh? Annaggia te. Allora, dopo la sigla, siamo pronti? Chi vuole partecipare? Fede, vuoi iniziare tu per sciogliere il ghiaccio? Federico, un altro amico streamer, tra l'altro andate a trovare Federico JFC, signori, mi raccomando. Fede, che vuoi fare? Vuoi partecipare? Iniziamo con te? Inizia Federico, ok, inizia Federico, sbroglia un po' la cosa, aspetta, Allora Fede, vieni su Discord, ok, vieni su Discord, aspetta, dove sei? Allora, vieni su Discord, ci sei? Allora, inizia Federico, signori, buonasera Sky, buonasera, benvenuto. Allora, iniziamo subitissimo con Federico, che si è proposto così in maniera molto naturale, ho deciso di iniziare lui, scioglie il ghiaccio Federico, vediamo un attimino dov'è Federico, però Federico dove sei? Federico, dove sei? Non ti vedo, Federico. Federico. Aspetta, intanto voglio accendere un attimo questa lucetta qui, mi garba molto. Allora, dov'è?
No, Sky, la regola è che bisogna avere la webcam. Eccolo Federico, attenzione, aspettate, gli do. Eccolo qui. Dov'è? Eccolo qui. Ok, Federico, adesso puoi entrare. Buonasera a tutti. Aspetta che attiva la webcam. Sì, aspetta. Attiva la tua webcam. Oddio, come si faceva la Discord? No, da in basso a sinistra c'è scritto, vicino a dove c'è scritto eccoti. Ci siamo? Vediamo un attimo se riesco a beccarti. Allora un attimo ragazzi, che qua la situazione si fa complicata e non poco. Ma noi andiamo con acquisizione finestra, non ce ne frega niente. Ecco qua. Allora Federico, lo sentite tutti? Mi sentite? Ho sentito? Spintaneamente, sì, spintaneamente proprio. Vabbè, è stato così gentile da volersi offrire. Aspetta, Fede, eh. Solo che io non so se vedo un po' con qualche secondo di ritardo la live, forse. Non fa niente. Ok, non è un problema. Federico, ce l'abbiamo qui. Eccolo qua. Come potete vedere. Aspetta che accendo l'altra luce, così magari è più luminoso. Ok. Bravo, illuminati di più. Lo mettiamo in alto qui, Federico. Ecco. Lo vediamo tutti, tanto questa parte non ce ne frega niente, le domande sono sotto. Quindi Federico possiamo metterlo tranquillamente qui. Ok, lo vediamo tutti. Buonasera Stanico, buonasera a tutti, Stanfi. Vi ricordo che ho inserito i canali, sì, canali vocali, i comandi vocali in chat, quindi se volete potete anche inserire. Lo vedi solo te, certo, perché eccolo qui signori, Federico. Buonasera. Un applauso a tutti, a Federico, aspettate, ho anche l'applauso signori, anche l'applauso. Sono qui, dai, cominciamo a fare subito figuraccia, è così. Vabbè. C'ho anche un'altra cosa, per esempio, se dico una stronzata, nel senso, per esempio, dico Trust, sei il migliore. Capito? Parte così. Allora, Federico, sei pronto? Dicevamo? Pronto. Siamo pronti, si parte con Federico, signori. Giocatore singolo. Facile, mettiamo facile, perché sennò con tutti facile sarà ovviamente. Tu sei Massimo, età 33 anni per questa sera. Sei un amministratore delegato di non so che cosa. E la passione hai per le automobili, va bene per te? Va bene per molto tutti? Molto bene, dai. Andiamo allora. Signori, suggerimenti? Si va. Sgancia tutto il bracciolo. Buonasera, chi vuole essere milionario di cinese, signori? Mi si è smontato tutto, ma va benissimo, siamo in live, quindi può succedere. Il bello della diretta. Va bene. È proprio questo, il bello della diretta. Allora, Federico, iniziamo subito. Come chiede qua, ovviamente c'è la scalata al milione, come sai benissimo, si parte da 500 euro fino ad arrivare a un milione. Hai la possibilità di utilizzare 4 diciamo così aiuti, che sono il 50-50, l'aiuto da casa, l'aiuto del pubblico e lo switch della domanda. Puoi cambiare la domanda. Ok. Sei contento? Okay. Bene. Vediamo che fine famo, va. Ci siamo signori, l'attenzione si fa sentire, è palpabile. Iniziamo con la prima domanda per Federico. Ci sei Federico? Mamma mia, mi raccomando, giudici, controlliamo Federico che non mi imbrogli. Grazie. Quale di queste nazioni si trova in Africa? A. Norvegia. B. Nuova Zelanda. C. Giappone. D. Camerun. Io direi la D. Non vorrei far figuraccia. Subito così? Sei sicuro? L'accendiamo? Sì, dai, Giappone. Sei sicuro? No, Nuova Zelanda no.
Norvegia sta qua da noi, famo Cameron, vai. L'abbiamo accesa? Vai, vai. L'abbiamo accesa. Sì, pitch, abbiamo pitch. Una certezza. Dammi stare, cioè. Vediamo se la risposta è giusta, signori. È giusta! No, no. Anche l'applauso, perfetto. Prima volta. Bene, hai con successo superato il primo livello, ma era facile, insomma, dai. Andiamo alla seconda domanda, quella da 1000. Giusto, 1000, sì. Quale quartiere? Sì, sta qua, nel senso sta qui. Roba. Sì, facciamo, andiamo avanti, sì. Quale quartiere, vai, di Los Angeles è considerato la capitale del cinema? Chinatown, Echo Park, Hollywood, Courtney. Non so se si dica così, però. Direi la C, dai. La C, così, parte, proprio la butti così. Sì, accendiamo? Sei convinto? Sì. Accendiamo. Vediamo se la risposta è giusta. Ovviamente in chat il mio moderatore, come un pitbull, è pronto a cancellare qualsiasi... Esatto! Era facile anche questa. Bravo, bravo Federico. 1000 euro per te, così. Bene, bene. Voglio ricordare a tutti che non si vincono veramente i soldi che c'è. No, ok. Sai, se vuoi mai sapere. Andiamo alla terza domanda. Quali vasi sanguigni portano il sangue al cuore? I nervi, l'intestino, le vene, i reni. Se vuoi ripeto la domanda. No, no, l'intestino lo escludo. Ok. I reni pure. Ok. O i nervi o le vene, ma io penso più le vene. Le vene? Dai, sicuro? L'accendiamo? Sì, dai, facciamo le vene, dai. Le vene? Le vene, accendiamo. Bene. La mossa figuraccia. Dai, va. Sei sicuro? Vado? Vai. Vediamo. I nervi. Sarà questa la risposta? Quali si vasi sanguigni portano il sangue al cuore? Hai scelto le vene, è giusto, signori. Ma veramente, quest'uomo è un pozzo di scienza, signori. 1500 euro per te, Federico. Bravissimo, andiamo avanti. Fino adesso la tua scalata è stata molto. Buonasera, Sabrina. Buonasera, ciao. Stiamo andando veramente molto bene con Federico. Mettiti comoda, buonasera, tra poco potrebbe toccare a te. Quale di queste lettere è una vocale? La X, la Z, la Y o la T? Ma a casa mia sono A, E, I, O, U. Questa. Ma l'unica che mi verrebbe da dire è la C, forse. Sei sicuro? X non credo, Z nemmeno, T nemmeno. Y forse. Tu non devi suggerire, cretino, tu in chat. Che mi suggerisci proprio te, guarda, poi dici che non è vero che io devo fare la risata, guarda è una cosa incredibile. Ma l'esclusione, comunque esclusione, sì, direi la C, dai. Io non ho parola veramente, signori, la Y, la C, Y, vediamo se questa è la risposta esatta. Questa è la risposta esatta, vediamo. Oh, è giusta! Oh, non so se è per culo o per altro. Veramente bravo. Inglese, sì, no, veramente. Inglese, non ho parole. 2000 euro. Fino adesso è stato facile. Dai, però dai. Stai concentrato perché. Mario, l'inciampo è. Esatto. Chi ha seguito Alice in fondo a un buco? Ok? Non ridere. Ok. Un gatto. Un coniglio. Non puoi suggerire, cancella, bravissimo. Un cappellaio matto, un topo. Oddio, non l'ho visto il cartone animato, che è quello che hai anche. Attenzione, che anche hai dato a disposizione il. L'aiuto, Ah, l'aiuto, è vero. Già l'aiuto, sei sicuro, vuoi già. Vedere Gigio, poi la risposta la do in privato. Andiamo avanti, Fede. Però oddio, decidi, forse... pensaci un attimo magari se vuoi, come vuoi. Oddio, un cappellaio matto io l'ho già sentito. Hai 10 secondi da adesso per decidere. 9. Ah, ci ho preso secondi. Vabbè, facciamo 5. Famo la C, dai. Andiamo con la C? Vai con la C, dai. Accendiamo. Vai. Sei sicuro? Accendi. Accendo. Accendiamo. Perché è l'unico che ho sentito risposta... nei cartoni animati, quindi. Va bene. Vediamo. Ed è questa, oppure no?
altrimenti dovrà cedere il posto purtroppo. Anche il pubblico qui sugli spalti purtroppo reagisce con sgomento, con purtroppo con dispiacere Tiziano, Federico, purtroppo la risposta era un coniglio. Per te la scalata finisce qui, mi dispiace. E purtroppo è così. Un applauso comunque a Federico, grazie per aver partecipato. Federico, eccezionale, grazie mille. Bene, abbiamo il prossimo. Allora, in bocca al lupo ai prossimi. Grazie, rimani pure qui con noi, magari. Attenzione, dovrebbe esserci il ripescaggio. Allora, premi un tasto qualsiasi, lo sto premendo. Bene, allora, prossimo giocatore. Chi sarà il prossimo giocatore, signori? Vediamo un po', chi sarà il prossimo giocatore? Chi vuole partecipare? Chi vuole partecipare? Tiziano, vuoi partecipare tu? Forza, forza ragazzi, chi vuole partecipare? Siamo qui. Chi vuole partecipare, ragazzi? Chi? Ditemi chi vuole partecipare, io sono qui per voi, per provare a farvi vincere questa sera un buono Amazon da 20 euro, quindi non tocca che a voi. Tanto Federico lo... oscuriamo, grazie Federico. Se vuole partecipare Sabrina al tuo posto, come vuoi, mi ha mutato nel frattempo, perfetto. A dopo Federico, grazie. Vediamo Federico dalla regia, grazie. Bene, vediamo Federico, mi chiudete Federico dalla regia per favore, benissimo, grazie. Allora, uno alla volta, non spingete. Gigio, vuoi provare tu? Io non lo so ragazzi, dovete scegliere voi. Chi vuole partecipare? Forza, non abbiate vergogna. Sabrina, se vuoi partecipare tu al posto di Federico, usi la sua webcam, non c'è problema. Chi altro c'è? Chi altro c'è? Gigio, vuoi partecipare tu? Beh, certo, può farlo anche Sabrina con la tua ragazza, che fai? Può provare. Può provare anche lei, certamente. Vabbè, Gigio, dobbiamo far provare Sabrina? Sei sicuri? Ragazzi, Tiziano, ci sei? Vuoi partecipare? Sì o no? Forza ragazzi, però non è che devo tirare io. Dai, su, un po' di... Un po' di... Come dire? Un po' di... Ok, allora viene Sabri, viene Sabri. Sciogliamo ancora il ghiaccio con Sabrina. Questa sera casa... casa minori... Abbiamo Sabrina direttamente dal canto di Federico, proprio lì. Proprio lì. Ma no, tornate pure in privata cinese. Chi vuole partecipare al Discord può entrare su Discord, punto esclamativo Discord per entrare. Vi aspetto, ragazzi. Forza. Federico, ci sei? Eccomi. Eccolo, allora, qui. Passo la web a Sabrina. Vai. Attiva pure la web. Allora Tiziano, subito dopo, allora facciamo così, alterniamo un po' la famiglia minori con Tiziano Sica e adesso facciamo entrare Tiziano, va bene Fede? Vabbè, ormai è già pronta, Tiziano giochi dopo, aspetta, eccola qui, è pronta, ormai che fai? Dai, facciamo provare Tiziano, si è anche preparata, era il trucco, perciò non era presente prima. Allora ci siamo pronti, signore e signori. Al posto di Federico entra in campo, speriamo faccia meglio di Federico, Sabrina, eccola qui, Sabrina, dove stai? Te vedo, te si vede qua, aspetta, eccolo qui, devo fare così, eccolo qua, a posto. Allora, o entri su Discord oppure ti chiamo su Skype, va bene, uguale. Allora, aspetta un attimo, c'è lei e poi tocca a te Tiziano, rimani qui e non ti muore perché potresti vincere un buono da 20 euro, quindi lo sai, no? Mi raccomando. Allora, Sabrina, tu sei pronta? Sì, sì. Possiamo andare? E allora sì. Tocca a Sabrina. Andiamo a scegliere il giocatore. Facile anche per te, ovviamente. Questa volta però ti becchi Lindsay, non so chi sia, hai 37 anni, sei una ricercatrice di non so che cosa, ma prima o poi lo troverai e ti piace il cinema, non so perché, ma è così. Un applauso a Sabrina che inizia a giocare. Per il suo milione, signori. Ma
applauso per Sabrina, eccola qui che entra in studio, si accomoda. Sabrina, fantastica. Bene, è un piacere venirvi qui su Cinese, ragazzi, altro che Chi vuole essere milionario. Benvenuti a tutti, sono contento di avervi qui, insomma, con me questa sera e con Sabrina questa volta per provare a vincere il milione, o meglio il buono Amazon da 20 euro. Sabrina, lei questa qui in gioco sta dicendo cose inverosimili, non so che cosa. Come ben sai, puoi arrivare a un milione, hai 15 domande per farlo, sì, e hai 4 aiuti, 50 e 50, la telefonata a casa, l'aiuto del pubblico e lo switch. Che sarebbe? Il cambio della domanda. Ah, okay, sì. Adesso io un suggerimento che ti do, conoscendo chi hai in casa. Sì. Evita la domanda, evita. Detto tramite. Andiamo alla prima domanda di Sabrina. Quale di questi è il protagonista di una serie di libri per bambini? Inizia già male. Perché io non lo so nemmeno io. Noddy? Poddy? Che cazzo? No? Maddy? Soddy, però adesso per quale di questi è il protagonista di una serie di libri per bambini, diciamo che si potrebbe intuire, perché Noddy, Poddy, Maddy e Soddy, diciamo che quello più, adesso non posso suggerire che sennò da qui dalla regia di... Vabbè, uso l'aiuto perché sennò già subito così con la prima. Sì. Va bene, vuole essere sicura, quindi è importante così. Va bene così, andiamo a vedere, eccola qui, l'aiuto. Quale aiuto vuoi? 50 e 50? Il telefono? No, come? L'aiuto del pubblico? Oppure l'aiuto lo switch? L'aiuto del pubblico? Sì. Sei sicura? Andiamo con l'aiuto del pubblico. Vediamo, il pubblico sta votando in questo momento, vediamo cosa sceglierà. Vediamo se riuscirà ad aiutarti. Allora, il pubblico ha scelto con l'83% la A. Poi abbiamo 1% la C, 16% la D. Adesso, quindi tu confermi? Sì, sì. Bene, confermiamo. Sarà questa la risposta esatta? Vediamo subito. Era Noddy? Era la sua risposta definitiva? È Noddy! Meno male, il pubblico ti ha aiutato. Meno male, meno male, meno male. Quindi 2.500 euro li hai portati a casa. Adesso andiamo avanti e vediamo cosa succede. Prossima domanda. Questa è da 1000 euro. Quale di questi paesi non ha una bandiera rossa, bianca e blu? Francia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Svizzera. Quale di questi paesi non ha una bandiera rossa, bianca e blu? Anch'io avrei detto Maddy, in verità, però. No, sì, Francia, tutti e tutta. Stati Uniti no. Gran Bretagna. E 10 secondi da adesso per rispondere. 7 secondi. Svizzera. Svizzera? Uh-huh. Rispondiamo? Sei sicura? Sì, sì, sì. Vediamo se è la risposta esatta. Svizzera. Ed è la risposta esatta. Meno male, meno male, meno male, meno male. Stai proprio sudando. Non è mica che Federico ti suggerisce, eh? Non è che... No, oh, non fate gli scherzi, eh? Mi raccomando, eh? Confido... No, tanto lui non le sa, appunto. Confido in voi, ovviamente. Mi raccomando. Anzi, Federico, fatti vedere, mettiti dietro di lei. So che rovini la sua immagine, ma insomma. Sto qua. Perfetto, mi raccomando. Bene. Mi è arrivato un messaggio? Vediamo, mi è arrivato un messaggio su WhatsApp? Adesso vediamo subito, intanto andiamo con la prossima domanda per Sabrina, poi magari dopo vediamo di leggere questo messaggio. In quale serie di videogiochi il cattivo si chiama Ganondorf? Adesso. In quale serie di videogiochi il cattivo si chiama Ganondorf? O Ganondorf? Però, tutto attaccato. Mario, Sonic, Zelda o Metroid? Metro. Vabbè, so. Uso un aiuto. Ancora. Andiamo con l'aiuto. Andiamo con l'aiuto. Sei sicura? Eh? Andiamo a scegliere l'aiuto. Quale aiuto vuoi scegliere? Se chiami a casa, devi chiamare davvero a casa. Capirai. E uso. A casa significa 50. Un'amica, un amico. Qualsiasi. 50 e 50? Sì.
Va bene, vediamo. Eliminiamo due risposte che sicuramente non saranno quelle giuste. Vediamo. Ah, sei contenta di questo 50-50? No, che bello. Allora, Federico, non suggerire che te gonfio. No, la domanda io così c'è. La notte. Qual è secondo te la risposta? Allora, la C. La C, Z? Sì. Sei sicura? Sì, sì. Risposta definitiva? Sì. Vediamo. E lei, bravissima, applauso anche in studio per Sabrina, brava, brava Sabrina, brava, hai raggiunto la quota di 1500 euro, andiamo avanti, andiamo alla prossima domanda, appena finisco il budino partecipo, grazie Sky per la tua partecipazione, scusa se ti abbiamo disturbato durante il budino, dove vivono gli orsi polari? In Ecuador, al Polo Nord, in Africa, in Giappone. Al Polo Nord. Al Polo Nord? Sembra. Siamo sicuri? Accendiamo? Sì, sì. Accendiamo. Vediamo se Sabrina ha azzeccato anche questa domanda. Vediamo se ha risposto correttamente. La risposta è definitiva. Vediamo se la risposta è corretta. Applauso. Brava Sabrina. Brava, 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 brava. Allora. Siamo tutti curiosi di vedere la faccia di Sky a questo punto. Gigio avrebbe detto Ecuador, classico orso ecuadoriano, dice, beh, sì, in effetti. Andiamo con la prossima domanda, che cos'è l'apicoltura? Capito? Mi senti bene? L'allevamento di api, sì, sì. Lei legge già le risposte, perché. Che cos'è l'apicoltura? Lo studio delle api, l'allevamento di pecore, l'allevamento di api, la coltivazione di fiori. L'allevamento di api. L'allevamento di api? Sì. Accendiamo. Sì. Accendiamo. Sarà questa la risposta esatta per Sabrina? Vediamo. Se è così, continua la sua scalata al milione. Vediamo. E questa? È lei! Brava Sabrina! E qui si vede che non è Federico a suggerire, infatti. Allora, andiamo a 3.000 euro, signori. Ricordo che in chat c'è il mio moderatore, detto anche Pitbull, che azzanna chiunque provi a suggerire. A quale di questi titoli si può giocare solo con un visore per la realtà virtuale? Disperazione di Sabrina nel suo volto. No Man's Sky, Resident Evil 7, Skyrim, Beat Saber. Credo di averlo detto bene. Devi schiattare. Beh, cioè, questa non la fa neanche Federico, quindi butto a caso. Altrimenti che aiuti sono rimasti? Ma siccome hanno riscattato con i punti del canale bevi e ho bevuto, ma anche modalità canora, il che significa che da adesso io per 5 minuti devo cantare parlando, cioè invece di parlare devo cantare. Ah, pensate. Tutto ciò che dico devo. Ok. Hai dato la risposta? Già imbarazzante per me, quindi. E questa è giusta? Quale vuoi dare? La risposta per te quale sarà? Dimmi un po'. Spiegate. Voglio vedere gli aiuti che sono rimasti, però. Non ho, gli aiuti che sono rimasti sono questi. Hai la telefonata a casa di un amico, di una cugina, di chi te pare? E lo switch. Ultimo aiuto. Dalla domanda. L'ultimo aiuto? Lo switch? Sì. Sì, sì. Vuoi cambiare la tua domanda? Va bene. Cambiamo la domanda. Cambiamo. Ok, la risposta in questo caso era la D. Questa è la domanda eliminatoria. Andiamo avanti. E sono finiti 5 minuti. Quanti cazzo dura? Devo cantare fino alle 22.44. Sono le 43. Meno male. Meno male. Che te possi non venire. Ecco carella. Allora, come si chiama a livello internazionale il calcetto 5? Calcio balilla. Dove cazzo finisce?
cricket, futsal o football, rispondi la calcio balilla, vi sto odiando tutti, l'accendiamo. Ma fino a quando così? Che cazzo ne sono? 44. Sarà questa la risposta esatta? Vediamo un po'. È questo oppure no? Hai sbagliato. Te devi togliere dalle... Ciao, grazie. È stato un piacere averti qui. Cazzo, finisce, è finita finalmente. Grazie Sabrina per aver partecipato, grazie mille, un applauso a te per aver provato, grazie Sabrina, grazie. Allora, il prossimo è Tiziano Sica, signori. Tiziano, intanto chiudiamo la webcam, ci vediamo fra poco ragazzi, chiudiamo, voilà, via. Allora, 22 e 44. Oh, ciccio, 22 e 44. Che vuoi da me? Guarda, il mio tablet porta le 22 e 44. Sono in perfetto orario, perfetto. Non ho sbagliato di un minuto. Oh, allora, andiamo alla prossima, al prossimo partecipante. E sarà Tiziano Sica. Tiziano, siamo pronti? Aspetta che ti chiamo su Skype, Tiziano, eh? Eccolo qui. Eccolo qui, Tiziano, ci sei? Sì, Carmine, ci sono. Sei pronto, Tiziano? Non ti vedo, però. Eccolo! Aspetta, però io non vedo le domande. Come non... devo fare? Devi vedere dalla live. Non puoi vedere? No. Dalla live? No, non posso vedere. Aspetta, non puoi vedere. Attimo. Aspetta, eh? Aspetta che non ti trovo qua. Dettamele, facciamo... Dettamele, certo che te l'hai detto. Io te le chiedo le domande, è normale, eh? Aspetta che c'è un attimo, devo beccarti. Vabbè, faccio così a sto punto. Uso sempre questo. Allora, abbiamo Tiziano Sica. Adesso per partecipare. Eccolo qua. De là, de. Ciao, buonasera a tutti. Non ti emozionare, Tiziano, non ti emozionare, sei pronto. Eccolo qui. Signori, a Tiziano mi raccomando, sai bene che non devi barare, non c'è bisogno che ve lo dico, mi fido di te. Ecco, perfetto, guarda noi, stai qui, ti vedo concentrato, mi raccomando. Ecco, andiamo a scegliere il tuo giocatore, facile anche per te, ovviamente. Non sarà Lindsay, ma Massimo. Andiamo. Eccoci qua. Bene signori, adesso tocca a Tiziano Sica, proverà lui a scalare il milione e vincere così un buono da 20 euro. Ci riuscirà? Non lo so, vediamo. Ti senti? Adesso maledetto. Ti sento, Tiziano, ti sentiamo tutti forte e chiaro. Ok, bene. Solite presentazioni anche qui del mio collega in studio. Beh, Tiziano, che cosa ridi? Tiziano? Sei pronto, Tiziano? Ti senti pronto? Sei preparato? Tantissimo. Mi raccomando, vado. Mi raccomando. Le domande. Vabbè, vai. Non ti preoccupare, te le leggo io. Stai tranquillo, non ti preoccupare. Vabbè, stai tranquillo. Fidati di me che te le leggo io. Ehi. Allora, dimmi. Abbiamo ancora una volta la modalità canora, quindi dovrò cantarti. Per 5 minuti. Sono 47. Intanto ti spiego però in maniera con voce normale che puoi arrivare fino a 1 milione e 15 domande per farlo e puoi avere 4 aiuti che sono la chiamata a casa, l'aiuto del pubblico, 50-50 e lo switch, scusami, della domanda. Va bene? Tiziano, non ti vediamo. Bene. Ecco, va bene. Ok, guarda che ti si vede e ti si sente, quindi mi raccomando, Ok. Ti si vede e ti si sentono tutti, non solo io. Ok. Cominciamo quindi con la prima domanda, molto semplice. Quale di queste è una vocale? A, F, U,
R. Allora, aspetta, ripeto perché ho sbagliato io. Quale di queste lettere è una vocale? F, U, R o B? Non sbaglio. Sì, U. Beh, tizia, sembra... non la ricordo. Non guardare, non aspettare suggerimenti a nessuno. Guarda la cam. Devi guardare la cam. No, devi guardare la cam. Una regola, mi raccomando. Mi fido. Sì. Rispondiamo. No, sì, vediamo se la sua risposta è stata giusta. Hai detto U, vediamo se è questa. Ma presumo che sia semplice che questa, insomma. Mi sa che sarà questa. Penso proprio di sì. E fate applauso. La prima è andata, ma era facile. Proviamo, andiamo avanti. Prossima domanda. Continua la scalata per Tiziano. Chi è il nemico di Peter Pan? Topolino, Campanellino, Wendy o Capitano Uncino? Capitano Uncino? Non ho capito. Sì, sì. Capitano Uncino. Accendiamo? Sì. Definitiva? Vai. Definitiva. Accendiamo definitiva. Vediamo se questa è esatta oppure no. Esatta, bravo. Benissimo. Classe, deve venire una cagarella. Andiamo avanti con le domande. Scusami, ma c'è la modalità canora. Devo cantare tutto il tempo. A 54 finisco. 4 minuti devi sorbire che me che canto mentre te parlo. Andiamo avanti. Bene. Come si chiama il personaggio del romanzo di Collodi, il cui naso si allunga quando racconta una bugia? Geppetto, Romeo, Lucignolo, Pinocchio. Pinocchio. L'accendiamo. Accendiamo. Signori, non c'è dubbio che sia questa. Mi dimentico che devo cantare. La risposta esatta è questa. È questa. Da adesso basta questa modalità canora, te lo dico. Non la faccio più. Andiamo avanti. Questa è un'altra domanda, mi raccomando, stai concentrato. Vai. Bene. Cosa indica il simbolo LOL su internet? Risate, tristezza, rabbia o confusione? Guarda che sto in difficoltà io. Il simbolo LOL. Cosa indica? Come? Non ho capito. Com'era? Risata? Rabbia? Tristezza o confusione? Oh, sei incantato. 5. C'hai pure l'aiuto dal pubblico. O l'aiuto da casa. O 50-50. L'aiuto dal pubblico mi dirà sicuramente. O non lo so, devi scegliere. O la A, com'era? La A, che hai detto? No, però stasera questa modalità canora, via. Le altre sì, ma questa no. Se non si capisce niente, vai. Allora, qual è la risposta, Tiziano? Cosa indica il simbolo LOL? Allegria. Secondo te, risata, tristezza, risata, rabbia o confusione? Tra... Grazie, Hug o Ciuto? Tra Cuto. Confusione e... Ciuto. Per il follow, grazie mille, benvenuto. Come? Tra confusione e risata. Non puoi suggerire, caro, non puoi suggerire, purtroppo. Però puoi partecipare, se vuoi, Secondo te, hai 5 secondi adesso per dare una risposta o scegliere l'aiuto? 4. Vabbè, fai... 3 secondi. 2 secondi. Confusione. Sei sicuro? Hai anche l'aiuto, ti ricordo. No, lo dico. Aspetta, lo dico. Che finalmente la sto leggendo. Vai con risata, vai con risata. Sei sicuro? Sì, è sei sicuro? Risata. Sei sicuro? Sì, vuoi provare l'aiuto del pubblico? No, no. Sei sicuro? Andiamo con risata? L'accendiamo? Vai con risata, dimmi. Accendiamo, proviamo. Vediamo se è questa qui. È la risposta? Secondo me. Bene.
È questa, bravo, bravo, ce l'hai fatta, meno male, no? Ma che cazzo. LOL, tutti usano questa LOL per definire appunto una risata, caro, una risata. Sono vecchietto. Adesso mi raccomando, però è importante che tu guardi lo schermo e lascia stare la live, eccetera, ti ascolta le mie domande con precisione, mi raccomando, con attenzione. Quale personaggio di Star Wars ha avuto diritto a un proprio film su di sé nel 2018? Quindi non solo il suo film, era su di sé nel 2018. Luke Skywalker, Han Solo, R2-D2, C3PO. Cepo. La prima che hai detto. Luke Skywalker? Mi sembra di sì. Accendiamo? Vai, vai, tanto non ne so gli altri. La tua risposta definitiva, vado? Sì, sì. Vediamo. Sarà questa? La risposta esatta? Vediamo subito. L'ho presa oppure no? No! Purtroppo no, era Han Solo! mi dispiace, Tiziano, mi dispiace. Grazie mille, grazie per aver partecipato anche a te. Vi ricordo però che ogni sabato qui su Cinese TV ci sarà Chi volesse milionario, quindi ogni sabato potete provare a portare a casa qualche premio. Bene, adesso ti ringrazio Tiziano, chiudiamo la chiamata con Tiziano e abbiamo il prossimo concorrente. Perfetto, abbiamo il prossimo concorrente che è Skyri. Chi vuole prenotarsi per giocare può scrivere qui in chat, entrare sul Discord oppure Skype o altri, insomma, metodi, Facebook, va bene tutto, va bene? Quindi mi raccomando, avere la webcam è importantissimo. Adesso facciamo partecipare Skyrage, che è già sul mio Discord, pronto. Vediamo un attimino. Riuscirà Skyrage? Non ti vedo, Sky, però. Dice che sei in pubblico 1. Ah no, è in privata. Eccoci qua. Sky, buonasera, attiva subito la webcam. Buonasera anche a te. Siamo pronti. Vediamo un attimino se Sky questa volta, se lui riuscirà a portare a casa il buono Amazon da 20 euro oppure toccherà tornare sabato. Vediamo. Non ti vedo, che è sta roba qua? Sì, due cinesi, la prima volta due cinesi. Un attimo che carica. Certo, siamo pronti. Siamo curiosi tutti di vedere il tuo volto. Io mi chiamo cinese, tu sei cinese veramente, quindi aspettiamo. Dimmi quando sei pronto. Intanto io faccio partire il tutto. Andiamo avanti. Facile. E si va. Tocca Sky. Eccoci qua, siamo pronti a riprovarci, a riprovare la scalata verso il milione, questa volta con Sky. Vediamo se c'è Sky, vediamo subito, aspetta, vediamo se ti vedo. Non ti vedo, Sky, non ti vedo. Aspetta, proviamo a disconnetterti, vediamo. No, non ti vedo, vedo solo una specie di gamba, che roba è qua. Un attimo solo. Intanto chiedo in chat se c'è qualcun altro che vuole partecipare. Prego, si faccia avanti, nessuna paura. Non si paga, ragazzi, quindi se volete potete farlo tranquillamente. Gigio, se tu vuoi, anche tu puoi provare. Quindi chiunque ti voglia provare, siamo qui, signori. Altrimenti ci sei? Dai, ce la facciamo. Penso che tu per oggi sia l'ultimo. Andando a collegarmi. L'ultimo partecipante, mi sa. Se c'è qualcun altro che vuole partecipare, sono qui. Puoi entrare su Discord. No, o comunque funziona. Troveremo il modo, insomma, per farvi giocare tranquillamente. Vediamo. Prima c'era Sara. Sara, che fine ha fatto, Sara? Ancora qui? È ancora qui con noi, Sara? Sara? Sara?
Serena? C'è o non c'è? C'è o non c'è? Non c'è? Se vuoi intanto provare con qualcun altro. Se c'è qualcun altro che vuole partecipare, come no? Ridagli questo bevi e dagli. Allora, Kai, che difficoltà hai? Posso provare a chiamarti su Facebook se vuoi? Così dal telefonino. Non lo so. Dal telefonino tu ce l'hai Facebook? Fino a poco. Dimmi se c'è. Va Facebook, bene. Ti aggiungo su Facebook. Yes. Allora, ti chiamo su Facebook. Ok, perfetto, non c'è problema. Qualsiasi fonte video. Allora, andiamo di farti entrare. Allora, ovviamente scrivimi in privato magari il tuo nome. Mi hai già tra gli amici? Sara sarà andata via, sì. Vabbè, Gigi, dopo questa entrano parole. Quindi, rinnovo l'appuntamento. Chi vuole giocare può entrare su Discord. L'appuntamento, rinnovo l'invito. Chi vuole giocare di entrare su Discord, comunque Facebook, qualsiasi mezzo per videochiamata va benissimo, anche Skype, qualsiasi. Quindi basta solo un po' di coraggio e provare a vincere questo buono Amazon di 20 euro. Ricordo che a mezzanotte, se non ci saranno ovviamente a mezzanotte, a prescindere se ci saranno oppure no player, io chiuderò la live e ci rivedremo però sabato prossimo sempre qui su Cinese con chi vuole essere milionario. Allora, mi hai scritto in privato il tuo nome, eccolo qui. Ok, vado, vabbè, cercarti, vediamo se ti trovo. Mo quale sei? Vediamo se è questo. Ti è arrivata? Con la mascherina, chiari. Ok, perfetto. Ti è arrivata allora, mi sa? Sì, sì. Bene, bevo. Accettata. Ricordo che con i punti canali potete riscattare delle sfide da porre a me. Ok, allora teniamo Sara. Aspetta, vediamo un attimo se riesco. Ok, mi sta chiamando, accetta, vediamo. Consenti. Mi dice che si è verificato un errore. Prova a richiamare. Pure. Prova un po'. Provo io, chiama. Ok. Ti sto chiamando io. Ci sei? Vai. Giusto, chiama. Aspetta. Richiama. Vediamo un attimo, signori. Ho bevuto, vedete, aprì, ho bevuto, la voda, ma state facendo venire. Ma poco galleggia, ma lo sa. Accetta. Accetta, vai. Lo sa. Io l'ho accettata la richiamata, ma qua non mi dà niente. Tu mi vedi? Vediamo. Richiesta del mi dice Carmine, ma aspetta, che è successo? Sabrina, sei simpaticissima. Chiudiamo, vediamo un attimo di richiamarti. Se no, chiamiamo Sara dall'altra parte. Questo che c'entra con l'aggiornamento di Java? Vabbè, no, non ci interessa. Chiamami tramite webcam. Vediamo adesso. Ho fatto chiamata audio, fai chiamata video. È la stessa cosa. Chiamata video? Fai chiamata video. Video e gamma, vai, proviamo. Pure secondo me. Perché audio. Ciao, miseria. Hanno riscattato. Aspetta, che hanno riscattato tanto di cappello. Mi devo mettere la maschera. Porca miseria. Tu pensa te, ma che mi tocca fare? Cazzo, devo fare. Quanto cielo, benedetto. Ma come devo fare con voi? Ma come cazzo bevo la maschera io, mo? Insomma, ci stai? Facciamo entrare Sara?
Allora, cerco di risolvere un attimo la web. Io faccio entrare il sì, ridi. Chiama. Bravo, tizia, hai detto bene. Allora, chiamami Sara. Intanto cerca di sistemare chiama la cosa. Su Messenger. Su Messenger ti ho chiamato. Io ti ho chiamato su Messenger. Aspetta, vediamo così. Accetta. Stai chiamando tu? Accetta. Vediamo. No, devi decidere un errore. Niente. No. Vabbè. Allora, intanto... Chiamo su WhatsApp? Su WhatsApp? Allora, intanto facciamo Sara e poi dopo facciamo te. E Sara già ce l'ho pronta su Skype. Ci siamo, chiamiamo Sara su Skype. Vai. Vedo una mazza. Intanto ringrazio veramente la mia chat, è stupenda. Grazie mille. Allora. Eccoci qua. Tiziano, sto chiamando, Attiva la web. Ci siamo. Vedo la mappa. Perfetto. Carmine. Sara me l'aspettavo un po' diversa, ma vabbè. Non lo sai. Aspetta, no. Ah, sì, aspetta, ti passo. Passagli il telefono. Non suggerì che ti do una. Ciao. Ciao Sara, buonasera. Non vedo niente. Come non vedi? Non vedi lì, ma tu lì senti, di qui mi vedi. Ecco, esatto. Non far caso a tutto quello che vedi, però va bene uguale. Tranquilla, mi senti? Sentire. Perfetto. Sì, ma non vedo nulla. Vedi, sullo schermo Tiziano dovrebbe farti vedere la live, ma comunque le domande te le chiamo io, non c'è problema. Va bene. Bene. Allora, signore, abbiamo... Come è il tuo nome? Sara. Allora, Sara, sì. Innanzitutto grazie per essere qui, ti ringrazio davvero. Siamo pronti? Sei pronta a partire? Sei carica? Sì. Sei... Sì, ok, sì. Con Tiziano vicino. Allora, andiamo con la prima domanda. Cosa succede se lanci un boomerang, vola senza fermarsi, torna indietro, si ingrandisce, canta? La B, torna indietro. La B? Sì. Definitiva? Sì. Accendiamo. Non lo so, Federico, non lo so. Non ho idea. Vediamo se la risposta è quella esatta. Andiamo a vedere. Ok, brava. Risposta esatta, hai 500 euro, andiamo avanti. Per i 1000 euro, continua la scalata per te. Prossima domanda è questa. Cosa colpiscono i giocatori in una partita di hockey su ghiaccio? Una pallina, un disco, un volano, un pallone. Un disco. Un disco? Sì. Proviamo. Per questa risposta esatta andremo avanti, altrimenti la tua scalata finisce qui. Vediamo un po'. E quella giusta è giusta. Brava. Un applauso anche dal pubblico, ovviamente. Bene. Prossima domanda. Continua la tua scalata. Finora è andata bene perché sono facili. Vediamo se continua così. Con quale cantante è sposato il rapper Jay-Z? Shakira, Beyoncé, Cardi B, Celine Dion. Quanto tempo devo stare questa cosa? Andiamo a voto. Che ne so, boh. Shakira, Beyoncé, Celine Dion, Cardi B. Tiziano, non puoi suggerire? No, non c'è pericolo. Ma infatti. Allora, adesso si stanno, ecco, Shakira, Beyoncé, Celine Dion, Cardi B. Quale cantante? Vuoi fare lo switch? Vuoi fare lo switch? Va bene. Sì. Lo switch. Va benissimo. Quindi andiamo a switchare la domanda. Sì. Vediamo. Quale sarà la domanda che ha scelto per te il computer? Tanto la risposta era Beyoncé. Questa domanda precedente. Nuova domanda. Quale di queste non è una fase del ciclo dell'acqua? Condensazione, evaporazione, precipitazione, assenza di gravità. Assenza di gravità. Risposta così subito, sei decisa, sei sicura? Sì, accendiamo? Sì. E l'accendiamo. Sarà questa la risposta esatta, se questa andrà avanti.
e Sara continua la sua scalata. Vediamo. Vediamo un attimino. E questa è la risposta esatta? Esatta, brava, brava, brava. Bene, sicuramente è molto più preparata di Tiziano, questo si vede proprio ad occhio. No, ma proprio così. Ok, ti aggiungo su Skype. Mandami tutti i nomi, tutte le cose, Skype. In che sport? Prossima domanda, abbiamo una domanda sportiva sullo sport. Sei preparata sullo sport? Boh, vediamo. Vediamo. In che sport si fa canestro? Calcio? Badminton? Basket? O golf? Basket. Sembra abbastanza... Sei sicura? Credo. Sì. Accendiamo. Basket. Perfetto, Sky, perfetto. La maschera mi dona, ti ringrazio Gigio, veramente gentilissimo anche tu. Andiamo a vedere la risposta, se questa è esatta. Esatta, esatta. Brava, 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 brava. Andiamo avanti, sei arrivata a 2000 euro. Vediamo se la tua scalata continuerà così, con questo successo così esaltante, così esagerato. Vediamo ancora. Come si chiama, attenzione, il virus, oh mamma mia, che nel 2000, mamma mia, aggiornatissimo, che nel 2020 si è diffuso in tutto il mondo, costringendo molti paesi a isolarsi. Covid-9, SARS-CoV-2, Covid-29, MERS. Ovviamente la risposta poteva essere tutta facilissima, ma... Quindi, aspetta, me le puoi dire perché io non le vedo. Come si chiama il virus che nel 2020 si è diffuso in tutto il mondo, costringendo molti paesi a isolarsi? Covid-9, SARS-CoV-2, Covid-29 o MERS? La B. SARS-CoV-2? Accendiamo? Sì. Via. Vediamo se questa è la risposta definitiva, anzi corretta. Porterà Sara a continuare la sua scalata, vediamo se lei... E lei! Brava, 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 brava. Brava, brava. E devo anche riscattare Baby. Ok, grazie. Ribevi. È di Baby, sì. È di Baby, sto diventando una botta, sto diventando. Allora, una vescica così. Come si chiama la nostra galassia? Omega Centauri, Andromeda, Nube di Magellano, Via Lattea. Via Lattea. Così subito, tam. Sì. Accendiamo? Risposta definitiva? Sì. E via. Vediamo se questa è la risposta esatta per Sara. Via Lattea. E questa è la nostra galassia? Si chiama così? Sì. Vediamo subito. Esatto! Via Lattea! Bravissima. Bravo, bravo, brava, brava. Brava, brava. 5.000 euro per te. Ovviamente finti. Perché? Ma niente, deve... No. E ora andiamo avanti. No, perché... Lo dico subito che... Quale di questi titoli? Non ti distrarre, non ti adagiare con queste... Fino adesso siamo andati bene, ma non ti perdere così. Quale di questi titoli non si riferisce a un gioco di macchine? Ride, The Crew, Trackmania, Need for Speed. Non ne ho la più pallida idea. Devo ribere? Devo bere? No, io. Se vuoi bere, prego, vuoi bere? No. Aspetta che li guardo su quest'altro telefono. Ma se non guardi su internet però, No. Il mio telefonino. Mi raccomando, Perché questo di Tiziano è proprio schermo nero. Ok. Io non ne ho la più pallida idea. Posso avere l'aiuto del pubblico? Certo. Ha scelto l'aiuto del pubblico, Sara, per andare avanti, per provare la sua... Insomma, per provare ad andare avanti questa scalata, vediamo un po'. Pubblico sta votando in questo momento. Vediamo che cosa votate. Caro pubblico, il pubblico vota 42% la A, 20% la B, 25% la C e 13% la D. Quindi per il pubblico la risposta esatta è Ride. Confermi la risposta del pubblico? Ti fidi? Sì. Bene, va bene. Allora andiamo a confermare.
Vediamo se è questa. Ah, sì. Sto parlando. No. È Raid, giusta. Brava Sara, brava. 7.000 euro. Siamo arrivati ancora in alto. La più alta di tutti fino adesso, quindi abbiamo delle speranze, attenzione. Tiziana, però mettiti bene che ti devo vedere pure a te, che non vorrei che tu fossi furbo. Guarda come sta, guarda. Mettiti dietro, siediti, guarda che ti vediamo, eh? Non fai il furbo, mi raccomando. Tatta, attenta, ti lancio in studio, per favore. A quale dinastia apparteneva Carlo Magno? Merovingi, Carolingi, Asburgo, Estensi. Mi sembra di ricordare Carolingi. Ok. Spero di non sbagliare. Prendiamo la risposta B e confermiamo. Sì. Vediamo se questa è la risposta esatta. A quale dinastia apparteneva Carlo Magno? Hai risposto Carolingi? Vediamo un po'. E questa è esatta, bravissima. Penso sia finito il tempo della maschera. Della maschera? Devi bere. No, basta. Basta bere. Bene, siamo andati. Abbiamo continuato. Non ce la faccio più, sto sudando come una macchina. Quanti bracci ha un classico fidget spinner? Quanti bracci ha un fidget spinner? Non so come si dice, però. 2, 3, 4 o 5? Non ricordo cosa siano. Dai, grazie. Che aiuto mi è rimasto? 50 e 50. Ti è rimasta la chiamata a casa, che è vera, reale, devi farla realmente, chiamare qualsiasi amico, qualsiasi persona, o 50 e 50? E proviamo il 50 e 50. Proviamo 50 e 50. Vediamo. Elimina due risposte sbagliate. Quale eliminerà? Vediamo subito. La B e la C sono rimaste. Quindi 3 e 4. Devi scegliere una delle due. Qual è la tua risposta definitiva? B. Quindi tu rispondi 3. B. Vediamo se è quella esatta. Punto. No, ma non so cosa sia. È quella esatta, brava. Tre figli della mitragliatrice, praticamente. Vabbè. Attenzione che lui sta cercando di spiegare. È andata a fortuna proprio. Allora, siamo andati benissimo fino adesso. Continuiamo ad andare così, mi raccomando, stai concentrata e vedrai che riuscirai ad arrivare al milione. Quale mese non fa parte della primavera? Febbraio, marzo, aprile o maggio? Febbraio. La tua risposta definitiva? Sì. Accendiamo e la confermiamo. Da questa risposta definitiva è questa. Continua la tua scalata. Vediamo. Febbraio, la risposta giusta. È giusta! Brava! Brava. Alziamo un po' il volume. Questo, perfetto. Andiamo alla prossima domanda. Finora siamo andati benissimo, ma adesso il gioco si fa duro. Abbiamo una nuova domanda, che è questa qui. Dove si raduna la linfa degli alberi durante l'inverno? Nelle foglie, nei rami, nel tronco, nelle radici. Dove era l'assegno? Che devo fare l'assegno? Però mi sentirei solo di escludere le foglie, perché alcuni le perdono, quindi. Bene. Le foglie no. Tronco, rami o radici? Non so. Direi rami. Rami? Ma sì, perché se rimane nelle radici, cioè non ha nutrimento tutta la pianta, quindi cioè io immagino devo che dirti che non lo so esattamente proprio a circolare, però... non che rimane ferma,
Però proverei a dire i rami. Se ti fidi del tuo ragionamento, io direi di accenderla questo. Sì, devo provare, sì. Proviamo. Rami, direi rami. E la confermiamo. Dove si raduna la linfa degli alberi durante l'inverno? La tua risposta è stata nei rami. Sarà questa la risposta giusta? Vediamo. No! Porca miseria, oh. Dove no, sta? No, nelle radici. Nelle radici, la risposta esatta era nelle radici. Però, hai un assegno garantito, che è quello dei immaginari. Dove 20.000 euro, però. Sei arrivato a 20.000 euro. Complimenti, è stata la migliore partecipante di questa sera, senza togliere nulla a nessuno ovviamente, però per questa sera è stata la migliore, complimenti, brava, sei arrivata più in alto di tutti, complimenti, bravissima, bravissima, grazie mille per aver partecipato Sara, grazie mille, buona serata, grazie, rimanete pure qui sul canale per guardare chi proverà adesso a scalare la vetta per arrivare al milione. E abbiamo Sky, vediamo un attimo. Sky, ci sei? Almeno un caffè, dice Giccio. Beh, se vengo, quando tornerò a Salerno sicuramente offrirò un caffè. Andiamo avanti, tanto impostiamo tutto mentre aspettiamo di collegarci con Sky direttamente dal divano di casa sua. E andiamo subito quindi a presentarvi Sky. Buonasera di nuovo. Aggiungimi su Sky perché non ho più visto. Ed eccoci qui, adesso tocca Sky. Questa volta vediamo se riusciremo a contattarlo correttamente e a vedere la sua webcam. Andiamo ad aggiungerlo quindi su Skype. Non su Skype, ma comunque va bene uguale. Allora, dove me ne mandati i dati? Ecco qui, se volete sapere il suo nome di Skype è... No, aspetta, così, anzi io metterei il numero perché così è più probabile che sia quello. Vediamo se ti riesco a trovare. Non ti trova tramite numero. Vediamo se ti riesco a trovare. Tanto ti sto spiegando di nuovo che la scalata è di 15 domande fino ad arrivare al milione ed hai 4 suggerimenti, o meglio 4 aiuti, che sono il 50-50, l'aiuto del pubblico, la telefonata a casa e lo switch, il cambio della domanda. Allora, aspetta che voglio fare così. Questo è il bello della diretta, ragazzi, che non c'è regia, ci sono solo io, mannaggia, fetta biscottata. Un giorno se diventerò Hubert, sei tu? No, non penso. Quante S mi hai scritto, mannaggia te? Dove sta? Mo chi sei? Sei questo? Sei questo? Mi vedi? Sky, ci sei? Sparito Sky. Sky? Abbiamo perso il collegamento con Sky, no, baby. No. Sei tu? Questo qui che ho salutato? Prova quel nome che ti ho mandato. Proviamo questo, però, adesso però, ti è arrivato? Sì, sì, sono io. Ti è arrivato adesso? Sì, sì, ok, sì. Ti vado a chiamare. Abbassa il volume lì, perfetto. Attiva la tua webcam. Vediamo se funziona. Vedi? Signori, ecco. Oh, ragazzi. Io non mi sarei mai... È la prima volta... Allora, ci conosciamo da un po'. È la prima volta... Dai, lasciami l'occasione di dire questa cosa. Okay. È la prima volta che lo vedo e non avrei mai immaginato che fossi così. È pure meglio dei Trust. Cioè, è incredibile. Perché veramente mi rallegra. Lui intanto si fuma la sigaretta perché è tranquillo. Perché lui sa tutto. Aspetta che intanto ti faccio vedere. Eccolo qui. Signore e signori, eccolo qui Sky. Ragazzi, guardatelo. È fantastico, unico. Allora Sky, intanto grazie davvero per essere qui, buonasera a te, sei pronto? Comincia per te la scalata verso il milione.
Vediamo. La prima, questa è dedicata un po' a Trust. Dove vivono i maiali? Nella cuccia, nel porcile, nella stalla, nella casa. Certo, tu sei ormai sei il punto focale. Nel porcile. Nel porcile? L'accendiamo? Mi sembra abbastanza. No, ma c'è l'aglio su. Sembra abbastanza. Accendiamo, accendiamo. Dove vivono i maiali? Insomma, porcile, vediamo se è questa. Ed è giusta, ed è giusta. Ed è giusta, ed è giusta. Bravissimo, bravissimo, per adesso tutto a posto. Domanda facile, quindi passiamo subito alla prossima. Neppure io vede. Quale personaggio chiede che gli venga disegnata una pecora? Il piccolo Lou, la piccola fiammiferaia, il piccolo principe, il piccolo vampiro. Questa è difficile. Almeno io non ho mai visto dei personaggi del genere. Puoi anche scegliere ovviamente gli... Direi l'aiuto. Un aiuto da... dal pubblico. Dal pubblico? Vediamo il pubblico se ti aiuterà oppure no. Vediamo. Adesso stanno votando col telecomando. Vediamo un attimino cosa succede, cosa votano. Se per te andrà bene la loro risposta, ovviamente. La risposta che hanno scelto è la C con 81%, poi c'è D 13%, B 5%. Quindi loro hanno scelto il piccolo principe, sei d'accordo? Vuoi confermare la loro... Beh, dato che la percentuale più alta è l'81%, io direi di fidarmi del pubblico. Bene, sembra giusto, mi sembra la risposta corretta e quindi andiamo a selezionare la C. Quindi... Confermiamo? C. Confermiamo. Andiamo. Credo al pubblico, eh. Vediamo al pubblico, vediamo, adesso vediamo, vediamo se il pubblico sarà stato buono oppure no. L'avrà azzeccato ed è giusta. Bravo, bravo, il pubblico è molto preparato, devo dire, questo pubblico. Complimenti. Bene, seconda domanda per te, è andata benissimo. Grazie. Andiamo pubblico, però adesso alla terza. Lo ringraziamo ancora e andiamo avanti con la prossima domanda, che è questa qui. Quando si usa il punto? Quando si usa il punto? Una domanda. In mezzo alla frase. Non si usa mai, all'inizio della frase oppure alla fine della frase. Alla fine, all'inizio, direi D, alla fine della frase. Alla fine della frase. Ci hai messo un po' per riflettere, volevi essere sicuro, giustamente. Andiamo ad accenderla, andiamo a confermarla. Ok. Non sei convinto? Mai sottovalutare le domande più semplici. Bravo, bravo, però vedi? Saggio, molto saggio. Hai 10 secondi da adesso. Le domande più semplici che ti fregano. Lo so. Devo fare attenzione. 8 secondi. Di. Confermiamo la D. Vediamo se questa... Vediamo se la D è la risposta giusta oppure no. Ti sarei fatto prendere. È giusta, dai, era facile, è giusta. Bravo, 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 bravo. Andiamo alla prossima, siamo arrivati a 1500 euro. Ti ricordo che Sara, certo, l'ultima concorrente, è arrivata a 20.000 euro. Vediamo un po' come andrà con te. Come si chiama la paura dei ragni? Aracnofobia, ragnofobia, agorafobia o insettofobia? Devo ti ripeto le domande, le risposte? Vado diretto sulla A, aracnofobia. Aracnofobia è la tua risposta definitiva? Sicuro? Accendiamo? Esattamente. Però andiamo. Sicuro, sicuro. Vedere se questa è la risposta giusta oppure no. Se resta a te, puoi andare avanti. Altrimenti ti fermi qui. Vediamo un po'. E questa non è questa? Aracnofobico. È giusta. Bravo, bravissimo. Aracnofobia, aracnofobico. Bravo, bravo, bravo. Andiamo avanti. Con la prossima domanda, a vedere se... Potremmo continuare la scalata. Quale animale viene spesso descritto come un ladro di galline? Il cane, la volpe, la pecora o il gatto? Quale animale viene spesso descritto come un ladro allora, di galline? Qua sarei già sicuro della risposta. Sei così sicuro? Vediamo. Cosa avevi pensato? Io accendo la B per la volpe.
La volpe? Accendiamo? Esattamente. Accendiamo. Sono molto sicuro, vediamo se questa è la risposta esatta oppure no. La volpe, esatto, bravissimo. Bravissimo. Sigaretta, sigaretta. Una sigaretta, ma figuriamoci, ci mancherebbe. Andiamo avanti con la prossima domanda. Bravissimo fino adesso, sei arrivato a 3.000 euro. Vediamo se la tua fortuna continuerà ad assisterti. No. Oppure no. Quale parola? Attento, mi raccomando, concentrato. Allora, ti mando il mio IBAN. Ecco. Quale parola indica l'insieme delle specie vegetali? Fauna, flora, erbe o verdure? Specie vegetali, quindi qua si tratta sicuramente di cibo. Specie vegetali, verdure, direi. Non specifica cibo, però comunque dice specie vegetali. Accendiamo la D, verdure. Deciso la D? Accendiamo, confermiamo la D. Mi confermi? Esattamente. Vediamo se questa è la risposta esatta. Quale parola indica l'insieme delle specie vegetali? No! Anche in chat dicono tutti, ma no, non era quella, non è questa. Però qui, eri troppo sicuro, mannaggia, troppo sicuro. Alla fine vedi, la fortuna non sempre ti aiuta. Però comunque, bravo, sei arrivato a 3.000 euro, bravo, bravissimo. Grazie comunque per aver partecipato. La prossima volta potrai riprovarci tranquillamente. Bravo. Ti ringrazio per aver partecipato. Grazie mille, Sky. Alla prossima. Saluti al pubblico. Un saluto al pubblico da tutti. Grazie mille. Grazie, Sky. Bene. C'è qualcun altro che vuole giocare, signori? Chi vuole giocare? Chi vuole giocare? Altrimenti chiudiamo qui la live di questa sera con Chi vuole essere milionario e vi do appuntamento domani, sempre qui su Cinesi TV, ore 17 con Gigio, con tante belle notizie e tante sorprese. Oppure vuole giocare qualcun altro? Io farei provare a Trust, ma Trust ha la webcam? Non c'è la webcam, peccato. Bene, se non avete altri, ci sono altre persone che vogliono provare? Qualcun altro vuole provare a vincere questo buono di Amazon di 20 euro? Aspetto voi, ragazzi. Intanto vi ricordo di andare sul mio canale YouTube, perché lì troverete la serie di GTA Roleplay. Potete dare un'occhiata se volete. Mi trovate anche su Discord, mi trovate su Instagram. Tutti i link li trovate qui sotto in informazioni, mi raccomando. Lo fai tu, Gigio? No, Gigio no, ci sta salutando. Come non vale? Certo che vale. No, con la webcam, deve essere con la webcam. Che fai, Gigio? Vai via? Ti saluti, grazie Domnex per il follow, grazie mille. Benvenuto qui sul canale, benvenuto su Tra i Cinesoni. Vuoi partecipare? Se vuoi partecipare, puoi entrare che tramite Discord o comunque qualsiasi altra modalità per la webcam, c'è problema di videochiamata, insomma, va bene qualsiasi cosa. Bella, carissimo. Allora, se nessun altro vuole partecipare, io vi saluterei, vi darei appuntamento domani sempre qui su Cinesi TV, ore 17. Vi ricordo l'appuntamento con Radio Free Hope e O Cinese. Quindi ditemi voi, ragazzi, se c'è qualcun altro che vuole partecipare, benissimo, altrimenti abbiamo chiuso quest'oggi con nessun vincitore, però domani al 17, Gigio, mi raccomando, assolutamente sì, rinnoviamo l'appuntamento, domani 17 qui su Cinesi TV. Damno vuole partecipare, se vuole partecipare, nessun problema. Vuoi partecipare, Damno? Vuoi essere l'ultimo partecipante al gioco di questa sera? Vuoi essere tu? Come vuoi essere tu? Come volete, ragazzi, Per questa sera nessun vincitore, però la prossima volta potrebbe esserci. Sì, tu, Damno, vuoi giocare? Io no, ditemi voi, ragazzi, ditemi voi.
Che diamne, dai. Ma non è diamne, è damne. Sciocchino, che non sei altro. Io sono qui, ragazzi. Sono come un, come un dealer a poker. Signori, prego, fate il vostro gioco, accomodatevi. Come si chiama quello? Nessun altro mi sa che vuole giocare questa sera, quindi vi rinnovo l'appuntamento a sabato prossimo. Chi vuole essere milionario vi aspetta, mi raccomando, in palio sempre un buono Amazon da 20 euro, e finché non verrà vinto rimarrà questo. Quando verrà vinto cambieremo premio, quindi mi raccomando, tenetevi sempre aggiornati su Instagram, tenetevi aggiornati su Discord, tenetevi aggiornati, perché però è suo cinese, perché quando va di live dovete saperlo, dovete essere qui pronti a sostenermi, mi raccomando, sempre e comunque, cazzarola. Allora, quindi, ripeto, nessun altro? Va bene, ragazzi. Allora, a parte gli scherzi, io ringrazio tutti coloro che questa sera sono stati qui con me, mi hanno fatto compagnia e sono contento di avervi fatto passare una serata magari un'oretta diversa dal solito, visto anche la situazione schifosa che c'è fuori. Dimmi, Damne, che è successo? Che succede? Attenzione, signori, abbiamo un finale così a sorpresa. Arriva un concorrente all'improvviso. Ci sei, ma come partecipi? Vieni su Discord? O vuoi, non so, come... Attenzione, ragazzi, perché c'è qui uno scoop in live. Improvvisamente stavamo chiudendo, però lui vuole partecipare. Allora diamo la possibilità. Già su Discord, già avete fatto tutto? Mamma, che eccezionali. Signore e signori, allora abbiamo un ultimo concorrente questa sera per voi. Lo chiamiamo Damne, perché non so il suo nome, però adesso lo chiamiamo così. Prossimo concorrente ed ultimo di chi vuole essere milionario. Ci siamo. Ultimo concorrente di questa sera, chi vuole essere milionario di cinese? Abbiamo lui, Damne. Il tuo nome qual è per l'esattezza? Buonasera. Damiano. Damiano. Finisce il casino qui in studio. Un applauso per te dal nostro studio. Molto caloroso. Grazie pubblico. Allora, dicevamo, ti chiami Damiano, giusto? Sì, sì. Damiano, buonasera. Allora, Damiano carissimo, sei pronto? Hai 15 domande per arrivare al milione. Hai 4 suggerimenti, o meglio, 4 aiuti, che sono 50-50, la telefonata a casa, l'aiuto del pubblico o lo switch. Ok. Perfetto. Allora, iniziamo subito la prima domanda. Buona fortuna a te, Damiano. La prima domanda è questa: cosa di speciale? Aspetta, però devo mettere la webcam, me l'ho dimenticato. Dove sei? Eccoti qua, Damiano. Per la correttezza, se no... Damiano, mi raccomando, sei web, eh? Quindi, non... Beccato, eccoti. Dove stai? Ti vedo. Anche questo è Skype. Ho sbagliato, aspettate. Dove stai? Dove ti vedo? Dove stai? Dove ti vedo? Dove stai? Dove stai? Dove stai? Eccolo qua. In Team R6? No, privata. Che non lo vedo? Bot, esci, bot. Via. Eccoti qua, perfetto. Ok, scusate. Damiano, eccoci. Allora, torniamo alla domanda, che era questa qui. Guarda lo schermo, mi raccomando, guarda la web. Cosa ha di speciale il pianeta Giove? Possiede degli anelli? Ci si può andare in vacanza? È quadrato? O è invisibile? Parliamo del pianeta Giove. Possiede gli anelli. Possiede gli anelli? Risposta definitiva? Sì. Mi raccomando, non essere frettoloso o troppo sicuro di te. Quadrato, non lo so. Ormai è già... Questa è il pianeta Giove, però penso che sia questa. Esatto. Prima domanda, sempre molto semplice. Ti consente di andare avanti. Andiamo avanti alla prossima domanda. Quale di queste parole in inglese è sia il nome di un roditore che di uno strumento per il computer? Modem, scanner, mouse o monitor?
direi per che... un roditore. Sì. Mouse. Mouse? Sì. Molta nonchalance ci dà la risposta C. È la tua risposta definitiva? Sì. Bene. Vediamo se anche quella è giusta. Vediamo se anche quella è giusta. E lei è giusta. Bene. Che culo. Hai capito? Bravo Damiano, bravo Damiano. Aspetta Damiano che voglio alzare un po' il tuo microfono. Ecco qua. Ci sei? Sì, sì. Che cosa viene dopo l'inverno? L'estate, l'autunno, la primavera o l'era glaciale? Beh, escluderei l'era glaciale. Beh. Beh, forse, dico forse la primavera. Primavera, dopo l'inverno, la primavera? Vediamo se è la tua risposta. Non è cioè, no, forse... dimmi tu. Perché sono stupido. Pensaci bene, pensaci, hai 10 secondi per pensarci. Su sta risposta su coglione. Vabbè, sì, primavera. Primavera, l'accendiamo? Definitiva? Confermiamo? Confermiamo. Primavera, la tua risposta definitiva? Vediamo se è quella giusta. Ed è giusta, bravo Damiano, bravo. Fino adesso tutto a posto, tutto in discesa. Vediamo se anche questa domanda per te sarà così semplice. In quale videogioco si affronta Bison? Street Fighter, Tekken, Soul Calibur o FIFA? M. Bison per l'esattezza. In quale videogioco si affronta M? Quali aiuti io? Allora, il 50-50, l'aiuto del pubblico, la chiamata a casa, che deve essere reale, ovviamente, o lo Switch? Ma con lo Switch poi me la ritroverò dopo la domanda, oppure... No, come regola dovrebbe essere proprio sostituita. Definitivamente, anche perché ti dà la domanda, la risposta, quindi viene sostituita, sì. Facciamo lo Switch. Proviamo con lo Switch. Scelto lo Switch Damiano, la tua domanda attuale verrà cambiata con una nuova. La risposta intanto a questa era Street Fighter. E andiamo con la prossima domanda. Ci giocavo da piccolo, me ricordo. Anch'io, ma non ricordavo nemmeno io. Quale artista, questa è la tua nuova domanda, ha pubblicato l'album Thriller? George Michael, Britney Spears, Eminem o Michael Jackson? Michael album Jackson. Thriller. Michael Jackson, sei sicuro? Risposta definitiva. L'accendiamo, la confermiamo. Vediamo se è quella giusta. Ed è giusta, ovviamente, Thriller di Michael Jackson, famosissimo brano e album. Andiamo avanti con la scalata. 2000 euro per te fino adesso. Vediamo se arriva il prossimo traguardo. Quale grande condottiero greco conquistò il Medio Oriente? Cesare, Napoleone, Alessandro Magno o Ulisse? Conquistò la Gran Bretagna. Quale condottiero greco conquistò il Medio Oriente? Cesare, Napoleone, Alessandro Magno o Ulisse? Condottiero greco, dice. Qual è? Ahi, vabbè. Facciamo Magno. Quale fai? Qual è la tua risposta? Alessandro Magno. La C, Alessandro Magno, la tua risposta definitiva. L'accendiamo, la confermiamo? Sì, sì. Confermiamo. Credo bello sicuro, quindi sarà sicuramente quella esatta. Vediamo se è quella. Ed è giusta, bravo Alessandro Magno. 3000 euro per te. È bravo, è bravo, è bravo. Prossima domanda. Andiamo subito, via. Che libro venne scritto da Alessandro Manzoni? I Promessi Sposi, I Miserabili, Don Chisciotte o Romeo e Giulietta? Promessi Sposi. Promessi Sposi? Subito? Fermo.
Conferma? Ho studiato, si vede che è uno studiato lui, si vede. La sua risposta definitiva del promessi sposi sarà quella esatta, vediamo. Ed è giusta! Bravissimo, continua la tua scalata. Bravo Damiano, bravo, 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 bravo. Ci stai piacendo Damiano, ci stai piacendo, andiamo avanti. Prossima domanda. Forse è... Come si chiamano gli abitanti del Perù? Peruviani, peruvani, peruvisti o peruani? L'ultima. Peruani? No, aspetta, sono male. Puoi ripetere le risposte? Come si chiamano gli abitanti del Perù? Devi guardare la cam, mi raccomando. Guarda la cam. Non puoi cercare sul telefono, non puoi cercare da nessuna parte perché ti vedono tutti, sappilo. Quali di questi abitanti si chiamano? Come si chiamano, scusa, gli abitanti del Perù? Peruviani, peruvani, peruvisti o peruani? È 5 secondi da adesso. Tre secondi. Per darmi la risposta, o scegliere un aiuto. Tempo scaduto, devi darmi una risposta, Damiano. Cazzo, mi ero mutato, peruani. Qual è la tua risposta? Peruani, l'ultima. L'ultima, peruani? Sei sicuro? Accendiamo, definitiva. Andiamo a vedere se questa è la tua risposta giusta oppure dovrei lasciare il posto a qualcun altro. Vediamo se questa è la risposta esatta. Continuerai la scalata oppure no? Vediamo subito. E no! Mi dispiace, Damiano, mi dispiace, cazzo. Era peruviani, la A. Non era la peruani, ma peruviani. Mi dispiace tanto, mi dispiace. Ma sei stato bravo, però, devo dire la verità, sei stato veramente molto, molto bravo. Ci hai provato, io ti ringrazio per averci provato così, anche se all'ultimo minuto... L'importante è crederci e provarci sempre. Bravissimo. Ti ringrazio per aver partecipato, Damiano. E potrai provarci ancora una volta, però, la prossima settimana. Sabato prossimo, sempre qui su Cinesi TV. Noi ci vediamo anche in gioco, ovviamente. Come ben sai. Benissimo. Allora, grazie, grazie mille. Grazie mille, Damiano. Grazie mille. Ciao. Ciao. Allora, chiudiamo la telefonata con Damiano. Grazie Damiano, grazie mille. Grazie soprattutto, signori, a tutti voi per aver partecipato. A chi volesse milionare questa sera, grazie davvero moltissime. Un po' di musichetta, ci sta sempre bene. Eccoci qua. Musica! Signori, grazie mille ancora per aver partecipato questa serata con O Cinese. Grazie mille, buonanotte a tutti e ci vediamo alla prossima, domani ore 17, qui su Cinese TV. E con chi vuole essere milionario, sabato prossimo. Ciao a tutti. Bella.